Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospite il presidente del Golf Club Miglianico, Mario Dragonetti. Ciao Mario, ciao. Ben arrivato. Ciao Riccardo. Ciao. Sigla. Mario, ciao, ben arrivato. Ciao Riccardo. Senti, innanzitutto grazie per essere venuto a questa trasmissione. Un mio caro amico, che poi è il nostro gancio, Nicola Piscopo, mi ha detto che mi ha definito il golf come la disciplina più affascinante che c'è. Bah, guarda, Nicola effettivamente ha detto una cosa giustissima, nel senso che questo è uno sport che comunque ti prende in una maniera veramente enorme. È una disciplina, diciamo, sportiva che comunque riesce a racchiudere in tanti settori quello che è le regole, quindi il discorso del concetto della regola e quindi il rispetto dell'avversario. C'è anche il discorso agonistico per quanto riguarda il concetto della competizione, dello sport. E poi una cosa molto importante è anche il discorso del rapporto sociale, quindi quello di vivere all'interno di un circolo, di un club, dove fondamentalmente ci sono tanti amici che comunque si incontrano sia per divertirsi, sia anche per allenarsi, quindi fare sport, ma anche e soprattutto per fare affari, insomma il golf è anche questo. Cioè, ma è ancora uno sport elitario come era un tempo? Mia mamma diceva, la scherma, l'equitazione e il golf, è ancora così? Ma diciamo che qualcosa sta cambiando in maniera notevole, perché comunque la federazione si sta impegnando affinché poi questo sport diventa un po' accessibile un po' a tutti. Devo dire che comunque il concetto dello sport elite è rimasto fino a qualche tempo, ma lo sarà ancora per il futuro, però fondamentalmente dobbiamo dare la possibilità anche attraverso altri sistemi, modelli di strutture diverse da quello che erano ieri, e dare la possibilità soprattutto ai giovani, perché poi fondamentalmente io dico che ogni sviluppo in qualsiasi tipo di attività viene fatto attraverso i giovani, perché per me è diventato anche il punto cardine dello sviluppo del nostro club, e da lì poi è partito tutta la macchina della crescita, dello sviluppo del territorio e tante cose. Senti, è difficile essere presidente di un golf club? Molto difficile. Io lo immaginavo.
molto difficile. Conoscendo qualche personaggio che bazzica per il golf club di Miglianico, lo immagino. Molto difficile, sì, e me ne sto rendendo conto adesso che è il mio secondo mandato. E quindi quanti sei rinnovabile, un po' come politici, 5 anni, 5 anni, diciamo, 5 che anni? Sono 4 anni, ogni 4 anni si vota, diciamo che comunque si può essere rivotato anche a vita, quindi come Putin, cioè, come Putin, diciamo, rieletto, Putin. Sì. Potresti essere il presidente del golf club anche quando ci sarà la Ryder's Cup che verrà in Italia. Sì, molto probabilmente potrei esserlo, però tornando sempre al concetto della difficoltà di fare il presidente, è dovuto anche al fattore che fondamentalmente ci sono tanti impegni, tanti sacrifici, e poi c'è anche a dire una cosa, per me è anche un concetto che nella vita, specialmente nel momento in cui si fa volontariato, questo volontariato è un concetto di dare il massimo della propria persona in quel momento. È giusto anche che poi arriveranno anche altre persone che devono fare anche meglio di me, se hanno la capacità di fare anche meglio di me, ma sicuramente ce ne saranno, e sicuramente sarà anche un concetto quindi di poter diciamo aiutare a questo, anche alla persona che dovrà arrivare dopo di me, a farlo entrare in un contesto semplice, diciamo, da poter continuare a sviluppare questo club così come sta andando fino adesso. Tu parli di club, di uno sport che è stato sport olimpico, poi è stato, diciamo, sospeso e adesso è tornato come sport olimpico. Quindi è uno sport vero e proprio. È uno sport vero e proprio, uno sport vero e proprio. E proprio per ricollegarmi al discorso di prima, su questa cosa si sta cambiando alcuni modelli. È uno sport dove fondamentalmente ci si allena e ci sono dei professionisti di alta caratura. E poi diciamo che il numero anche dei campioni è talmente diciamo piccolo rispetto a quello che sono i campioni del calcio, perché se noi pensiamo oggi per quanto riguarda i campioni del golf, dobbiamo pensare soltanto ai primi 50 al mondo, e i primi 50 al mondo veramente sono veramente bravi. Al punto tale che sono il primo, il secondo, mi sembra fino all'ottavo, sono i più pagati, sportivi più pagati in assoluto. Assolutamente sì, le cifre che girano intorno al golf per quanto riguardano questi numeri sono spaventosi. Fortunatamente possiamo anche dire in maniera con tanto orgoglio che in mezzo a questi 50 c'è anche un italiano, quindi Francesco Molinari, che proprio oggi ha ufficializzato anche la sua presenza all'Open d'Italia, che ci sarà a breve al Gardagolf, e quindi per noi è una grande soddisfazione. Credi che Miglianico riuscirà a portare il campionato italiano in Abruzzo? Beh, no, l'Open d'Italia sicuramente no, perché il campo per operare, per giocare per l'Open d'Italia deve essere un campo tecnicamente di un livello molto alto. Il nostro ci si avvicina, però fondamentalmente devono avere tante cose. Ma è una questione di dimensioni? Anche una questione di dimensione, però non solo quello, perché poi quel momento in cui, per chi conosce il golf, una gara di golf porta tanta gente. E su questo fondamentalmente quello che manca a noi è anche, mancano le strutture ricettive. Su questo io qualche lamentela dal punto di vista personale e come istituzione lo faccio alle istituzioni che si devono occupare anche di turismo, di sviluppo nella nostra regione, che siamo molto dietro da questo punto di vista, e quindi ci rendiamo conto che fondamentalmente non possiamo ospitare quello che è successo a Monza l'anno scorso, che erano veramente milioni di persone che fondamentalmente purtroppo non... Monza noi, perché gravita su Milano, perché gravita Monza su Milano, a livello di alberghi ricettivi, te lo dico perché ci ho abitato tanto, non è che Monza offre proprio tantissimo a livello di alberghiero. Chiaramente gravitando su Milano, però noi qua potremmo gravitare Miglianico, potremmo gravitare su Pescara, potremmo gravitare su Monte Silvano, che è grandi alberghi, quindi volendo alberghi ne abbiamo, ecco, magari no. Tra l'altro sul mare, quindi potrebbe anche essere un'occasione proprio per tutta la regione. Io auspico che possa esserci un concetto di questo genere, un appuntamento di questo genere.
la vedo dura. Naturalmente devo dire che fino ad oggi comunque non è che noi siamo stati a guardare, comunque abbiamo è un golf club molto in crescita. Negli ultimi anni sento sempre più parlare di questo impianto. Sì, ma in effetti dicevo, non è ho tanti amici che giocano, non è che siamo stati golf club. Sì, non è che siamo stati a guardare. Noi, io nell'insediamento del mio primo anno di mandato, comunque io subito, anche insieme all'altro presidente, comunque era prima, abbiamo subito lavorato su un progetto anche di gare internazionali. Quindi noi dal 2014 che facciamo l'Open d'Abruzzo, che comunque è nell'Alps Tour, quindi è un circuito, per fare un paragone, diciamo che la Coppa UEFA dal livello europeo, poi c'è la Champions League e poi c'è la Coppa del Mondo, però il campionato del mondo. Però fondamentalmente anche da questo punto di vista siamo molto soddisfatti, perché abbiamo in questa fase, in questo torneo, con un montepremi anche abbastanza interessante, abbiamo tutti, diciamo, i giovani professionisti che comunque si affacciano poi al grande mondo del tour europeo, e quindi diciamo per noi è una grande soddisfazione. Faccio l'esempio, noi abbiamo avuto l'anno scorso, due anni fa abbiamo fatto anche un campionato Alps Tour con un grand final. L'Alps Tour è un circuito europeo dove partecipano 13 nazioni, e noi abbiamo fatto anche il grand final di questo circuito. C'è stata la vittoria di Wallace, che comunque è un campione veramente molto, oggi molto conosciuto, perché ha cominciato a vincere anche sui circuiti europei, però ha iniziato da quella categoria, e quindi comunque noi l'abbiamo avuto a Miglianico, quindi per noi è una grande soddisfazione. Quindi diciamo che questo circuito dell'Alps Tour continua ad andare avanti, anche quest'anno è confermato l'Open d'Abruzzo, lo portiamo avanti. Auspico, nel mio progetto c'è anche un legato al discorso della Ryder Cup, che non abbiamo parlato, però noi abbiamo questa Ryder Cup 2022, che è un evento eccezionale, un evento mondiale. Che spiega esattamente che cos'è, è una sfida tra l'America e l'Europa. Sì. È una sfida tra America e Europa, è un evento il più seguito appena dopo i mondiali e le Olimpiadi, è un evento che comunque a Roma porterà tanta di quella gente, ma noi già come federazione... Viene fatto a Roma? Viene fatto a Roma al Marco Simone, campo il Marco Simone della Biagiotti, ed è una cosa molto interessante nel 2022, ma su questo la federazione insieme a tutti quanti i circoli comunque già stanno iniziando a lavorare anche sul sistema del marketing, del modello del golf innovativo, che comunque porterà tante novità per quanto riguarda questa Ryder Cup. E collegandomi al discorso della Ryder Cup, molto in mente il nostro campo potrà e dovrà ospitare comunque un torneo, diciamo, dell'Open Senior, che comunque sono tutti i campioni, le vecchie glorie, che comunque giocano ancora, perché poi a golf sappiamo benissimo, questa è una precisazione, se tu Riccardo insomma ti sei formato e conosci bene il golf, la cosa bella del golf è che comunque lo puoi giocare questo sport fino all'età molto avanzata. Quindi anche queste persone comunque non partecipano più ad tornei importanti, perché comunque ci sono i giovani che oggi hanno dei risultati eccezionali, però comunque sono le persone che fanno dei numeri strepitosi, ma oltre a quello poi sono delle persone che comunque molto conosciute, quindi per noi potrebbe essere un concetto molto importante di ospitare l'Open Senior a Miglianico. Ci stiamo lavorando. Naturalmente anche qui avremo bisogno di tutto l'appoggio anche delle istituzioni, della regione e tutto il resto. È un mio impegno, cercherò di portarlo a termine. Presidente, questo format prevede che abbiamo un cantante che ormai è famosissimo, Andrea Del Rosso, che ormai è famoso, guarda, sta avendo successo clamoroso, che dedica una canzone al nostro ospite. Andrea, che canzone dedichi oggi al nostro ospite? Innanzitutto buonasera Riccardo, buonasera Presidente. Buonasera. E appunto, ho scelto un brano raffinato ed elegante, credo adatto alla situazione. Un brano di Michael Bublé, Spider-Man. Buon ascolto. Grazie.
Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web inside, catch a tea just like a fly. Slow out, it's a Spider-Man. He's a strong, listen good. He's a radioactive blow. Can I swing from my tribe? Did I look over our radar? That's a Spider-Man. In the chill of night, I shame of a crime, a snake of a lie, arrived just in time. Spider-Man, Spider-Man, friend in Egebo, Spider-Man. When I'm famous in your eyes, the hatch on the air, what log out? Look out! It's a Spider-Man. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Presidente, rientriamo dopo la pubblicità e dopo la, come possiamo ormai definirlo, addirittura fa mima anche l'azione dello, l'azione swing, dello sport. Sì, più sì, di così è... Basta portarlo soltanto sul campo adesso. Poi c'è il fisico, ha più il fisico da Fantino. Beh, che da sì, giocatore, ecco, di golf. Bravo, però... infatti, volevo dirlo. Però comunque. Però il nostro Andrea ormai è lanciato. No, basta soltanto cercare di correggere qualcosa nell'ambito del dress code, quindi per quanto riguarda l'etichetta, un po', ecco, ci vuole un Apollo, ci vuole, insomma, però. Vabbè, ma noi questo, perché lui è un cantante, sai che i cantanti sono un po' giovani, poi lui è un ragazzo, è giovane. Senti, parliamo un po' del gioco. 18 buche. Sì. Spiegaci, 18 buche. Uno arriva, lo sport consiste nel buttare 18 volte la palla in 18 buche diverse. Sono un po' provocatori, perché io un po' lo so, però che lo spieghi un po' tu. Bah, 18 buche, sì, parlandone così, insomma, uno non riesce ad dare l'immagine di come è strutturato veramente questo gioco. Partiamo dal presupposto innanzitutto che sono 18 buche con un'estensione su un campo che perlomeno, guardiamo il nostro, sono circa 60-65 ettari di terreno. Quindi sono 10 chilometri comunque di lunghezza del campo.
quindi già questo lascia immaginare che comunque il tempo di percorso, il tempo di gioco è abbastanza lungo. Una gara comunque dura da 4 ore, 4 ore e mezza, 5 ore, anche se abbiamo una gara con tanti iscritti. Si inizia a giocare, innanzitutto il concetto è esistono vari handicap sulla buca, quindi parliamo del livello proprio tecnico della buca e la difficoltà della buca, quindi il concetto si parte in campo, la buca può essere un par 5, un par 4 e un par 3. Cosa significa? Vuol dire che tu hai 3, 4, 5 colpi per fare buca. Quindi arrivare sul green e portare la palla in buca. Quando parliamo di 3, 4, 5, naturalmente parliamo del concetto che sono dei professionisti, cioè gente che effettivamente sul par 5 fa 5 colpi, sono delle persone molto brave. Esistono delle persone meno brave che fondamentalmente fanno un par 5 con 7 colpi, 8 colpi o più colpi, però in quel caso significa che comunque il punteggio è veramente zero. Perché sono scarsi. Scarsi. Chiamiamoli scarsi. Scarsi. Diciamo che hanno un handicap alto. Ecco, un altro concetto importante che significa che comunque quando si inizia a giocare, la persona scarsa che dici tu, Riccardo, è una persona che comunque inizia a giocare con un handicap 36. Cioè significa che comunque nell'ambito di tutto il percorso di gioco può, che comunque la maggior parte dei campi sono par 72, quindi significa 72 colpi nelle 18 buche, può fare anche diciamo, dentro il salvadanaio, altri 36 colpi. Quindi cosa significa? Che fondamentalmente il neofita automaticamente ha 2 colpi, 3 colpi in più ogni buca, che se gioca con il professionista che ha 0 colpi, automaticamente possono fare una sfida proprio, diciamo, alla pari. Perché? Perché il concetto finale, del risultato finale, che se comunque un neofita con 3 colpi lo fa sul par 5 e il professionista lo fa con 5 colpi, il punteggio è uguale. Quindi questa è un'altra bella soddisfazione, cioè nel senso che io oggi posso tranquillamente gareggiare con un professionista bravo, oppure posso gareggiare con un socio del circolo molto bravo che è un handicap basso, oppure posso gareggiare con uno scarso tipo Nicola. Nicola è bravissimo. No, tipo Nicola che ha un handicap molto alto, però giocheremo sempre alla pari. Scherzo per Nicola, però comunque diciamo che il concetto è che comunque questo discorso qui dà la possibilità di potertela giocare fino in fondo sia con il professionista e sia anche con la persona meno capace. Quindi abbiamo questo percorso che sono le 18 buche, sono 10 km di pista. Si è a contatto con la natura, quindi questo, ecco, questo è infatti un aspetto che volevo parlartene. Chi viene è amante della natura, perché sei sempre in cammini con le condizioni del tempo che possono variare, si gioca anche con la pioggia, a meno che sia una pioggia torrenziale, quindi c'è un contatto di natura molto importante nell'ambito del discorso golf. Sì, c'è il concetto del contatto con la natura, che è una cosa fondamentale perché effettivamente è reale. Laghetti, le anatre. Sì, veramente. E poi tutto soprattutto bello. Immagino che sia una cosa molto rilassante, perché la domanda che voglio farti è, oltre la tecnica, credo che la parte psicologica sia molto importante. L'importanza proprio di questo sport è proprio lo sviluppo della concentrazione. Cioè questo è veramente un argomento molto importante e fondamentale, al punto che in America, per esempio, i grossi manager gli fanno fare dei corsi, gli fanno giocare molto a golf, perché sviluppa molto il concetto della concentrazione. E questo è evidente, perché comunque giocare 4 ore e mezza ed essere concentrati su ogni colpo, se non lo sei, veramente diventa un disastro immane. Quindi la concentrazione è fondamentale, ma anche il concetto della passeggiata, della natura, il rapporto anche con qualche animale, con qualche oca, con tutto quello che poi è tutto il contorno. Noi abbiamo nel nostro campo abbiamo degli ulivi bellissimi, abbiamo un campo di uliveto veramente eccezionale.
abbiamo delle vigne veramente belle che poi in autunno si vestono con questi colori veramente in maniera eccellente, quindi per noi è veramente una cosa molto bella. Insomma, c'è tutto. Poi se guardiamo anche la posizione che c'è, ci affacciamo e guardiamo la Maiella, se guardiamo verso il Francavilla guardiamo anche, vediamo anche il mare. Quindi veramente bello, bello, bello. Senti, ogni giocatore ha sempre una persona che gli porta la borsa. Sì. Io posso venire a fare il portatore di borse del mio amico Nicola. Sì, questo, la figura si chiama il caddy, è una figura molto importante per il giocatore professionista, lo è anche per l'amateur, nell'ambito che è comunque di un rapporto di amicizia, quindi auspico che tu, Riccardo, possa venire nel nostro circolo ad accompagnare Nicola, perché ne ha veramente bisogno sia di consigli, ma anche perché... Soprattutto da parte mia. Ecco, dico, fondamentale, ma più che altro ecco, per avere questo discorso dell'aiuto fisico che è veramente molto importante. Il caddy è veramente una figura molto, ma molto importante nell'ambito del, diciamo, della professione del golfista. E le macchinine che mi piacciono tanto? A me no, nel senso che comunque a me piace molto camminare. A me piace molto camminare, però comunque la macchinina, il kart è veramente una cosa anche là, molto bella. È una cosa stupenda vederla, perché a parte che non fa rumore. No, assolutamente. E quindi è meravigliosa, perché tutti i film, se tu vedi, quando ci sono sempre questi campi da golf, sì, queste macchinine che sono meravigliose. Molto bello, veramente molto bello. Senti, tu nella vita, oltre al presidente del Golf Club Miglianico, cosa fai? Ah, cosa faccio? Innanzitutto il mio primo lavoro è quello che faccio l'assicuratore. Lavoro con una grande compagnia, non so se posso dirlo, però comunque puoi dire tu. Lavoro con AXA Assicurazione, un gruppo francese, un gruppo veramente molto grande, e lavoro sulla provincia di Pescara con grande soddisfazione. Per i risultati. Sei sposato con figli? Sì, sono sposato con mia moglie Sabrina e tre bambini. Che giocano? Giocano, e diciamo che giocavano tutti e tre. Li ho avviati in questo mondo bellissimo. Diciamo che le prime due, le femminucce, Benedetta, che è la prima, un po' si è arenata quest'anno, Maria Chiara anche lei l'anno scorso comunque ha voluto fare altre attività. Invece Filippo comunque continua con molta serenità, continua nella sua crescita, e devo dire che è anche un bravo golfista. Bello. Molto contento. Senti, al di là di tutte queste cose che hai detto sul golf, cosa potresti dire per avvicinare il giovane che non conosce il golf a questo meraviglioso sport? Tornando sempre al discorso del discorso dei miei figli, io parto da un principio che la famiglia è la cosa molto più importante per lo sviluppo del golf nostro italiano e per lo sviluppo anche dell'economia del circolo. Diciamo, la mia mission qualche anno fa si è basata su questo, quindi il discorso famiglia e il discorso di portare i ragazzi a far conoscere questo sport. È normale che i ragazzi li devi portare per forza sul campo, sull'erba verde, non basta soltanto fargli capire, perché lo vedono loro in televisione, a volte sono anche dei giochi elettronici che comunque loro si avvicinano molto attraverso anche questo tipo di attività, però portarli all'interno di un club cambia totalmente. Più che il giovane, perché poi il giovane quando arriva si innamora. Bisogna lavorare molto sul concetto dei genitori. Io ritengo che sia molto importante oggi far capire a un genitore quanto è indispensabile portare il ragazzo all'interno di un circolo golf. Per quale motivo? Per due motivi. Uno, perché è comunque molto salutare, perché fondamentalmente stai nella natura e quindi stai con i ragazzi, con gli amici, ma la cosa più importante è allontanarlo da questo vuoto della città. Io lo chiamo il vuoto della città, nel senso, questi ragazzi oramai sono presi da questi telefonini, stanno sempre nel mondo digitale, sempre in linea, e quindi farli proprio veramente staccare da questa realtà, da questo mondo, da questo vuoto, e portarli all'interno di un club dove comunque
non è limitato soltanto a un'ora, così come lo è nel calcio, un'ora e mezza, ma comunque possono stare tutta la giornata, perché comunque una gara dura 4 ore e mezza, perché comunque c'è la piscina, perché comunque ci sono delle attività che si possono fare, che comunque c'è un ristorante, che comunque la famiglia è lì, e quindi sia il papà e la mamma possono giocare, ma nello stesso tempo seguono anche il figlio, ma nello stesso tempo possono invitare anche degli amici a passare una giornata all'interno di questa natura stupenda. E quindi io dico, portiamoli, però ecco, la cosa importante è lavorare sul genitore, fargli capire al genitore l'importanza di portare i figli da noi. Credo che non potevi dare il messaggio migliore per avviare i nostri ragazzi a giocare a golf. Sì. Il golf oggi, se dovessi definirlo, come lo definiresti? Il golf oggi definirlo è un, diciamo, lo definisco come una pace, un equilibrio sulla propria persona, cioè trovare un equilibrio sulla propria persona, una serenità. Bellissimo, che bella risposta che hai dato, complimenti. Grazie. Grazie Riccardo. Senti, questo sport nasce a St. Andrew, in Scozia, dove là il clima, insomma, non è che sia dei migliori, però il golf si gioca in tutte le parti del mondo, a qualsiasi latitudine. Questo forse è anche la bellezza di questo sport, che si può giocare veramente in condizioni anche estreme e si può giocare dappertutto. Sì, sì, si può giocare dappertutto, certo, è normale, io ritengo che sia molto piacevole. In Scozia dicono che si gioca anche quando c'è il sole, da noi nel senso che lo diciamo un po' il contrario, che giochiamo anche quando c'è la pioggia. Giocare con la pioggia, per noi che siamo abituati oramai a un clima veramente molto ma molto bello, caldo, specialmente in Abruzzo, perché volontariamente noi giochiamo fino a dicembre veramente con la polo a maniche corte, e diventa veramente una cosa molto ma molto bella. Quindi a giocare si può giocare con qualsiasi clima. L'unica cosa che non è permesso giocare nel momento in cui ci sono i fulmini. Quindi quando ci sono i fulmini, certo, c'è il marshal o il segretario di circo, e comunque suona un allarme e tutti quanti sono obbligati a rientrare, sospendere la partita. E se si sta giocando in quel caso una gara ufficiale, automaticamente si lascia la pallina, oppure si marca la pallina, significa si lascia un segno dove la pallina è caduta con l'ultimo colpo, si torna in clubhouse, poi se comunque non abbiamo più rischio di fulmini si torna a giocare. Presidente, questo format dura mezz'ora, è forse molto corto per tutto quello che potevamo parlare di questo meraviglioso sport. Io ti auguro di rimanere presidente, ti auguro soprattutto di sviluppare, perché vedo il tuo amore per questo sport che si traspare incondizionato. Ti auguro veramente che questo golf club aumenti sempre le presenze, soprattutto, e hai dato un meraviglioso messaggio a tutti per venire a provare quantomeno a giocare a golf. Con il mio amico Andrea Del Rosso, ormai lanciatissimo cantante, ti auguriamo veramente, veramente tanta fortuna. Io vi ringrazio veramente di cuore. Grazie. Grazie. Anche questa puntata di Riconosciamoli è terminata. Ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci a tutti. Anch'io per regalarti quello che vuoi tu, quello che ho fatto lo sa solo Dio, se ho già tradito non lo faccio più. Se non è facile che a questa età si perda il senso della fantasia, la convinzione che la libertà non sia soltanto un'altra malattia. Sarebbe stupido cambiare idea, far finta che non ci cerchiamo più, ritrovarsi dentro una bugia che hai raccontato per non stare giù. Certo a qualcosa se non c'era, alcuni amici se ne andranno via, ma forse questo lo sapevi già.
se poi ti accorgi che hai trovato la felicità. Ora che ho te, non voglio perdere nemmeno un attimo un amore che mi faccia vivere. Ora che ho te, io non conosco più il dolore, un battito del cuore che brucia dentro di me. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it